Come sempre vi ricordo che non dovete guardare assolutamente questo video se non avete già iniziato a guardare la quinta stagione, perché potrebbero esserci degli spoiler. Dunque, cercate di immaginare la posizione di Perla. Avete trovato una persona che amate più di chiunque altro al mondo. Una persona con cui andate perfettamente d'accordo, che va benissimo per voi. E questa persona, al contrario di tutti gli altri abitanti del tuo pianeta, è convinta che l'amore sia una cosa importante, è convinta dell'esistenza di sentimenti e della loro importanza, e questa persona sta dando importanza a ciò che provi perché considera il fatto che tu la ami come la cosa più importante del mondo. L'amore per lei è al centro di tutto, e tu ami quella persona più di qualsiasi altra, e siete esseri immortali, immortali. Quindi dal momento stesso in cui Perla e Quarzo Rosa si amano, sanno che si ameranno per sempre. Non c'è un finché morte non ci separi, è per sempre, all'infinito, per centinaia e centinaia di anni. E lei e Quarzo Rosa stanno assieme per migliaia di anni senza problemi. E Quarzo Rosa è interessato agli esseri umani, ma gli esseri umani vivono 80 anni, per un essere immortale 80 anni sono uno schiocco di dita schifoso. Quindi, Quarzo Rosa non fa in tempo a provare qualcosa di serio per qualcuno, che quel qualcuno tanto morirà. Quindi Perla non si preoccupa perché Perla è immortale, Perla ci sarà per sempre, Quarzo Rosa ci sarà per sempre. Gli umani sono come moscerini, compaiono e scompaiono in un attimo. Non sono in grado di comprendere l'amore infinito. Un essere umano ama fino alla morte, dopodiché smette di esistere. Ma una gemma può amare per sempre. E lei sa che può amare per sempre perché ha amato Quarzo Rosa per migliaia di anni. Migliaia, migliaia. È sicura che Quarzo Rosa non si stuferà mai di lei. E a un certo punto si innamora dell'ennesimo essere umano e all'improvviso decide di morire. Un essere immortale che potrebbe vivere ancora per milioni e milioni di anni e potrebbe continuare ad esistere fin dopo la distruzione della Terra, fin dopo l'esplosione del Sole. Lei continuerà ad esistere finché l'universo stesso continuerà ad esistere. E chissà quanti miliardi e miliardi di anni mancano. Lei, immortale, decide di morire. Decide di morire per chi? Per un essere che vive 80 anni, per un essere che di questi 80 anni ne ha già sprecati 30 e che morirà fra un attimo, fra 5 minuti muore. E Quarzo Rosa preferisce comunque rinunciare a Perla, rinunciare a stare con lei per sempre, tradirla dopo tutti questi migliaia di anni, perché lei vuole poter dar vita a un essere umano. E quindi preferisce morire piuttosto che stare con Perla. Preferisce morire piuttosto che stare con Perla. Perla gli può dare tutta l'eternità e Quarzo Rosa preferisce morire per un essere che vale quanto un moscerino, un essere mortale che schiatterà fra pochissimo tempo. Quindi immaginate che cosa può provare Perla. Perla, che tra l'altro è così irrazionale, non riesce a capire tutto questo. Lei ama la follia Quarzo Rosa e co com'è possibile che tu riesca ad amare alla follia una persona e decidere di tua spontanea volontà di non passare l'eternità con lei e di rinunciare alla persona che ami per una persona che conosci da 5 secondi e che fra altri 5 secondi morirà. E così Perla resta sola. Ma Perla non resta semplicemente sola. Perla ha radicato nel suo cervello il fatto di essere una perla, il fatto di essere una serva. Perla non è completa da sola. Perla ha bisogno di essere completata. Per questo sta così bene con Quarzo Rosa. E nonostante lei dica io non appartengo a nessuno, io sono una perla libera, lei cerca comunque di appartenere a qualcuno. Anche se di sua spontanea volontà, lei vuole appartenere a qualcuno perché non sa vivere senza. Può vivere solo così, appartenendo. E così lei muore in continuazione per Quarzo Rosa, perché Quarzo Rosa è più importante e Perla è convinta di non valere nulla, perché Perla è importante solo dal momento in cui serve Quarzo Rosa, che è lo stesso ragionamento che fanno le perle normali del pianeta natale, che si vantano di essere la perla di diamante giallo, la perla di diamante blu, la perla di diamante bianco probabilmente, e si vantano
di essere ciò che sono. Perché il valore di una perla si vede in base a chi serve. Più è importante la persona che serve, più la perla è importante. E perla decide di servire la persona più importante per lei, quarzo rosa. Ma perla si sente incompleta, è come se lei fosse un aiuto, una stampella per quarzo rosa, e da sola fosse solo una stampella, che non serve a nulla, che non si regge nemmeno in piedi da sola. Perla, per sentirsi piena di sé, tranquilla, senza problemi, ha bisogno di quarzo rosa, ha bisogno di qualcuno che lei ama alla follia, di qualcuno che la completi, perché perla si sente incompleta. Perché perla ha bisogno di servire, non è così libera come crede di essere. E ama Steven soprattutto perché riconosce all'interno di Steven che c'è un po' di quarzo rosa. E quel po' di quarzo rosa le basta per aggrapparsi ancora, dopo tutti questi anni, all'idea di quarzo rosa. Che poi effettivamente sono passati solo 14 anni, che nella mente di una Gemma è pochissimo. Perla è ancora in lutto, è appena successo. Quarzo rosa se n'è andata da pochissimo, dopo migliaia di anni. Sono solo 14 anni che non c'è più. E Perla si aggrappa ancora a Steven. Tant'è vero che ogni tanto lo chiama per sbaglio Rose. Soprattutto quando è molto emozionata per qualche motivo. A Perla manca il pianeta natale, perché sul pianeta natale tutto ha senso. E sulla Terra no. E finché sulla Terra nulla aveva senso, ma erano cose positive, cioè l'amore, andava bene, ma ora che la Terra ancora non ha senso ma si parla di morte, Perla non è più in grado di accettarlo. Perla non è in grado di accettare che non c'è un motivo per cui si muore. Perla non è in grado di accettare che i sentimenti non hanno un motivo, ma esistono e basta. Non riesce a concepire che sono meravigliosi così come sono, perché non rispecchiano le idee del pianeta natale. Non hanno un senso, non hanno una logica, non hanno un'utilità. Non c'è un motivo se Quarzo Rosa è morta. Non c'è un motivo se Quarzo Rosa ha preferito Greg rispetto a lei dopo migliaia di anni. Non c'è un motivo se Quarzo Rosa non c'è più. E questo è impossibile da concepire per Perla, che quindi vuole tornare sul pianeta natale. È il pianeta che odia, ma almeno quel pianeta aveva senso. Questo no. Perla si sente poi una serva, si serve incompleta anche nei confronti di Garnet, perché Garnet è più forte di lei, più potente di lei. Tant'è vero che quando Perla ha l'enorme opportunità di fondersi con lei, piange. Perché Sardonice per Perla è una cosa davvero importante, perché dal momento stesso in cui Perla si sente incompleta e ha bisogno di essere utile a qualcuno, ecco che sente il bisogno di somigliare in qualche modo a Garnet. Garnet è perfetta, Garnet è la relazione perfetta, Garnet è la relazione che non finirà mai. Rubino e Zaffiro staranno insieme per sempre, perché la relazione di Garnet è assolutamente stabile. Garnet è saggia, Garnet funziona, Perla no. E quindi potete capire che la posizione di Perla è quella di una persona che vuole a tutti i costi somigliare anche solo un pochino a Garnet e potersi sentire solo un pochino come lei, completa, amata, piena, saggia, e non sentire che non sta facendo nulla senza portare a nulla. Per questo Perla sente il bisogno di mentire, perché lei ha il bisogno, ha davvero bisogno di sentirsi un pochino meglio, ha davvero bisogno di sentirsi un pochino completa, perché c'è questo vuoto che dopo migliaia di anni è rimasto improvvisamente dentro di lei. Dall'altro lato, Perla odia Ametista, ma le vuole bene. Le vuole bene perché in realtà le vuole bene, perché è quello che succede quando convive con una persona, ma odia Ametista perché Ametista è il simbolo della Terra. Ametista è il simbolo di questo non senso. Ametista si comporta essendo se stessa, senza avere uno scopo, senza voler fare qualcosa. Perché Ametista non ha mai visto il pianeta natale. Ametista è come una gemma sarebbe cresciuta sulla Terra, libera di essere ciò che è senza necessariamente avere uno scopo. Per questo Perla la odia così tanto, perché le ricorda in continuazione che la Terra non ha un senso, che la Terra non ha una logica, che la Terra non è come Perla vorrebbe che fosse. Sulla Terra puoi morire senza un motivo, puoi amare senza un motivo, succedono le cose senza motivo, e così, anche se non c'è nessuna utilità, Ametista va bene così com'è, e Perla non può accettare che le cose possano andare bene così come sono, perché non vanno bene così come sono, perché Perla non è felice, perché Perla soffre, soffre in continuazione, e cerca di distrarsi da questa sofferenza con la sua precisione, con il suo voler tutto quanto schematico, perché finché il mondo sembra schematico, lei si sente bene, lei si sente tranquilla, perché finché il mondo è schematico,
Lei può sentirsi come se tutto avesse un senso e come se ci fosse un motivo per cui Quarzo Rosa è diventata Steven, quando il motivo è semplicemente che lo voleva. E quando vediamo Perla nella base di Diamante Rosa e incontra Agatha, vediamo che non riesce più ad adattarsi ad essere una serva, perché la perfezione che lei aveva tanto desiderato alla fine non è ciò che lei desiderava. Ed è infatti lei a tirar fuori letteralmente le palle, dimostrandosi migliore di ciò che è. E solamente nell'episodio in cui insegue la ragazza misteriosa riusciamo a vedere Perla che inizia ad accettare la follia della Terra. Questo grazie a Steven, soprattutto, grazie ad Ametista, grazie a due cose che rappresentano la Terra e il non senso del pianeta Terra. E così lei, senza un senso, senza un motivo, senza un vero piano, decide per sentimenti ed emozioni così effimere di seguire questa ragazza misteriosa e di tirar fuori tutta la Terra che c'è in lei, dimostrando non solo che Perla in realtà nasconde qualcosa di molto diverso rispetto a quello che lascia vedere, che quindi lei è ancora vittima di questa cosa dell'essere serva, ma che quando invece smette di pensare di essere una serva diventa una creatura meravigliosa, diventa fantastica. Lei preferisce cercare di restare dentro i suoi piani perché sono più logici, perché sono più chiari, perché lì soffre di meno. Ma in quell'episodio, per una sola volta, vediamo Perla respirare. Vediamo Perla che finalmente, per una sola volta, riesce a lasciarsi andare e fare cose che non hanno senso, cose che sono dettate solo dai sentimenti e dalle emozioni, e dove lei non si comporta da serva, ma si comporta da persona, da individuo. Tutto questo grazie a Steven. Perché è Steven che per tutto questo tempo l'ha sempre riportata sulla Terra, convincendola a capire che Hey, va tutto bene. Tu sei completa così come sei. Anche se Quarzo Rosa non c'è più, la tua esistenza non dipendeva da lei. Anche senza di lei, tu, Perla, esisti ancora. Tu, Perla, sei ancora meravigliosa. Sei fantastica così come sei. E non ti manca nulla. Non ti manca assolutamente nulla. E se Quarzo Rosa ti vedesse ora, probabilmente sarebbe estremamente, estremamente fiera di te.